Bentornati ragazzi sui due terzi, oggi siamo su Game Dev Tycoon e speriamo di far decollare la nostra azienda perché sì è vero siamo abbastanza avanti però vogliamo fare molto di più. Noi sviluppiamo un nuovo gioco, un gioco per giovani e aspettate prima dobbiamo vedere il tema, dobbiamo scegliere il tema, un tema di alieni, lo chiamiamo astronauti in fuga. Ok, deve essere una cosa di azione. Piattaforma per PC. Motore di gioco 2. Allora, intenzione è fare un gioco in cui gli alieni colpiscono la navicella degli astronauti e loro cercano di scappare. E noi siamo gli astronauti. Storia missioni massima, gameplay massimo. Vabbè, qua tutto equilibrato, quindi lo mettiamo tutto allo stesso livello. Vediamo, dai, dateci qualcosa di buono. Guardate i punti di ricerca, sono 33. Intelligenza artificiale alta, design dei livelli, eh? Ok, questo qua va benissimo così. Perfettissimo. Dai, vediamo. Togliete questi bug. Ok, perfetto. Vediamo. Nuovo record. Esperienza per 1,3. Livello. Rilascia. Oh, ecco le prime recensioni. 7. Vabbè, non è malaccio. 5. Ma dai, ma prima era 7. 7, ok. Dammi 8. 5. 7, 5. Cioè, ma uno è molto più che sufficiente e l'altro invece è insufficiente. Nel frattempo ci facciamo un altro gioco perché noi dobbiamo fare sempre giochi. Lo facciamo per adulti. Un tema vediamo, un tema storico. Lo chiamiamo Rome. Di questo qua lo farei di avventura. Ok, piattaforma, l'avventura, vabbè, va tutto su PC, tutto su PC. Avanti, bla 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 bla. Dai, allora gameplay più basso, la storia di missione più alta, un motore di gioco qua, però non così basso. Ecco qui, perfetto. Questo qua venderà ancora di più di astronauti in fuga. Questo qua ma venderà un sacco pieno di roba. Vediamo, allora, design del mondo di gioco alto, la grafica, così, ma il sonoro più basso. Ok, ecco qua le prime recensioni. Cosa? No! I giochi avventura vanno bene su PC. Questo lo sapevo già. Deludente. Ragazzi, sto perdendo un sacco di soldi. Bruttino. Beh, ci sbrighiamo che io non ho più persone per lavorare. Mettiamo uno nuovo. Ok, ragazzi, possiamo fare il ninja. Sviluppa un nuovo gioco per tutti. Tema ninja. Lo chiamiamo Silent. Design del mondo di gioco lo metterei qua. Grafica e sonoro. Ok, così è perfetto. Ehi, Rome è stato ritirato. 131.000 in vendita. Ma è pochissimo, ragazzi. Sto guadagnando pochissimo. E dai, almeno con questo. Ma perché non riesco a guadagnare niente? Non brutto, non bello. Non faccio giochi belli. Stravagante era bello. Beh, almeno 6 mi ha dato. Capo, ho scoperto che alcuni fan incalliti di Astronauti in fuga hanno creato un fan game usando molto materiale del nostro gioco. Non ci ricavano soldi e sembra lo facciano soltanto per altri fan. I nostri consulenti legali ci suggeriscono di non permettergli di continuare. Cosa vuoi fare? Allora, l'altro giorno abbiamo fatto fermali a una roba simile e abbiamo perso un sacco di fan. Il problema è che se noi li lasciamo fare perdiamo soldi. E visto che noi non siamo in una situazione proprio florida, io li fermerei. Ok, non so perché mi ha risposto in inglese. Vediamo, dai. Finito il rapporto? Sì. Allora, ninjazione è una grande combinazione. Il motore di gioco sembra essere molto importante. Caro i due terzi, abbiamo seguito i vostri progressi negli anni passati e vorremmo offrirvi questo invito formale per partecipare alla più grande convention di videogiochi del mondo. Giochi. Conosciuta come G3. Non E3. Vabbè, dai. Va benissimo. Vediamo, cosa volete dirci quindi?
Avendo uno stand della tua società IGT, potrai guadagnare un sacco di fan e hype per i tuoi giochi e riteniamo che il pubblico piacerebbe moltissimo vederli lì. Quindi niente ragazzi, mi devo fermare qua, sono un punto fermo, perché continuo a perdere soldi e non ho neanche punti di ricerca. Dovrò per forza farmi un gioco nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta, sempre qua su Dei Terzi. Vi ricordo che sarà una puntata della Dangercraft. Ciao ragazzi!